Andrea Usai, due pari a Selargius, un buon punto fuori casa, però quando vinci 2-0 all'85esimo il rammarico è tanto, giusto? Hai detto benissimo, guarda, prima della partita venire qua per un pareggio ci avrebbe messo la firma, perché comunque un punto in questo campo con una diretta concorrente sarebbe stato ottimo. Però per come è andata la partita, 5-10 minuti con recupero, vincevi 2-0, prendi il 2-1, poi loro sono buttati in avanti. Tutto sommato diciamo che il pareggio è giusto, il risultato più giusto, comunque partita condizionata dal forte vento, venivamo a giocare, il pareggio poteva starci, però perdere, pareggiare così alla fine è doppio rammarico, però diciamo guardiamo il bicchiere mezzo pieno, torniamo a casa con un punto che comunque può essere buono per la salvezza, diciamo. Mettiamo il dito nella piaga sul 2-1, quel pallonetto di De Lizos, magari lì 3-1 si chiude perché effettivamente è finita. Eh sì, abbiamo avuto l'occasione per chiuderla definitivamente, diciamo, perché comunque a 5 minuti andare sopra di 2 sarebbe stato penso letale. E anche lì è stata una grossa invenzione di Omar, ha provato il pallonetto, forse anche lì dal vento è stata un po' sporcata la traiettoria e non ci è andata bene, diciamo. Poi invece a loro, ripeto, meritato, però su un tiraccio deviato ha spiazzato Grau e niente. Invece per te primo tempo una bella occasione, il portiere è stato bravissimo e poi lì quel retropassaggio, quel passaggio a metà, si è fiondato come un falco e l'hai messa dentro. Sì, diciamo che il primo tempo è stata un'ottima parata del portiere, anche se comunque tu per tu, quando sei tu per tu col portiere, l'attaccante invece sempre cerca di fare gol. Comunque è stato bravo il portiere, merito a lui, però diciamo è stato un po' invece un mezzo regalo con proprietà col difensore sul mio gol, sul secondo 2-0 e niente. Abbiamo preso coraggio lì, abbiamo provato a portare a casa 3 punti, però come abbiamo detto poi è andata come è andata. Da compagno di reparto ovviamente contento per il gol di Falchi, lui è bravo, vi sta dando una mano e oggi finalmente ha fatto il gol. Sì, no, Fabrizio sta facendo un grosso lavoro, forse gli mancava proprio il gol perché sta facendo ottime prestazioni, però peccava un po' sotto porta. Oggi era riuscito a sbloccarsi con un gran gol, stava facendo una grande prestazione. Purtroppo 10 minuti del secondo tempo, un quarto d'ora, è stato imbeccato in una, lui essendo molto generoso, tornando per una fase difensiva, forse un fallo tattico, essendo già ammonito, ha preso il secondo giallo, poteva starci, forse un po' troppo severo l'arbitro, però siamo rimasti in 10, però ripeto non gli do colpa perché comunque è uno generoso, forse l'attaccante sarebbe andato in porta, quindi lui l'ha fatto per quello. E niente, adesso la prossima settimana sarà fermo, sarà in box, però abbiamo De Lizos che scalpita e sarà pronto a prendere il suo posto. Ecco, il mister ha parlato di ingenuità perché vincevate 2-0, però quando hai un 97 in campo, poi 2-96 ci sta. Avete lo sprint dei giovani e purtroppo il giovane non ha l'esperienza che matura giocando. Guarda, hai detto bene tu, purtroppo quando sei in vantaggio 2-0 a pochi minuti alla fine serve molta esperienza. Noi abbiamo ottimi giovani, però siamo una squadra molto giovane. Ovviamente puoi avere qualità, puoi avere forza fisica, però ti manca l'esperienza e a volte in certe partite del campionato quando ti devi salvare conta molto quello. E niente, comunque ripartiamo subito, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, diciamo un punto qua è buono, gli altri risultati bene o male sono a nostro favore, aspettiamo il Sora la prossima in casa per fare il bottino pieno, diciamo. Sei contento del tuo campionato, sei a quota, ricordiamo? Beh, siamo 8 gol, quindi bene o male in Serie D è il mio primo anno. Sono arrivato a vecchiaia in Serie D, no, tutto sommato buon risultato, però guardo, io sono uno di quelli che guarda soprattutto il risultato della squadra, puntiamo a salvarci, spero di fare più gol possibili per aiutare la squadra, poi comunque doppia cifra, ci avrei messo la firma, ci siamo quasi e niente, speriamo di rimanere in Serie D con latte dolce e poi più gol arrivano meglio sarà. E magari già da domenica avete uno scontro diretto importante? Sì, 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 beh, domenica vale doppio la vittoria, quindi se fosse un gol... un gol mio sarebbe ancora meglio, poi in settimana se si decide mio figlio
si decide a uscire, visto che mia moglie è in procinto di partorire, quindi magari sarebbe una doppia soddisfazione segnare per lui. Possiamo anche immaginare a chi sarà la dedica. Beh, quello è sottinteso, penso. Grazie Andrea, complimenti per la gara di oggi, per il gol e in bocca al lupo. Grazie.